Barzutti. Raga, ma come cazzo siamo messi? Si chiama Barzutti. Due anni fa, cioè è stato due anni alle elezioni politiche, da quando? I candidati erano lui e Bersani. Uno! E i tafnito squali ai servizi sociali. Bersani è dietro e altro giro. No! E sapete dove è? Ciao! C'ha Natalica de Varachina, una spugnetta abrasiva, ed entra una gabbia con un giaguaro, lo deve smacchiare! Se ne fa bene! Se no, se il magna, oh, morte in peppa se ne fa un'altra. Grazie! Allora adesso noi andiamo veloci, allora dobbiamo procedere alla premiazione. C'è qualcuno dei ghiotto là? Se no, se non c'è nessuno, vediamo che qui c'è qualcuno che arriva del ghiotto. Bravi, allora, chiamiamo qui il sommelier, bloccali quando arrivano. Allora, eccolo qua, il nostro Cottini, ti diamo un microfono. Così almeno può intervenire. Allora lui continua, ormai lo conoscete di casa, tutti gli anni viene qui da noi, facciamo questa commissione, lo facciamo perché vogliamo che nelle nostre osterie, nei nostri stand, ci sia sempre del miglior vino, si cucini un buon piatto e quest'anno c'è anche la colazione a sorpresa, il piatto della colazione. E allora? Allora? Come va? Un attimo, no, c'è il microfono. Allora, guardate, sempre il solito problema, c'è una macchina che ostruisce il passaggio dell'ambulanza. Cosa, una FET? L'ambulanza, è un Suzuki Splash DZ846XP. Bianca, se c'è qualcuno andasse a spostare, perché voglio dire, già abbiamo avuto un'esperienza con un'ambulanza che ostruiva il passaggio, quella volta con quel calciatore, ti ricordo? Quindi cerchiamo di liberare, ripeto, Suzuki Splash D come Domodossola, Zorro 846 X Pesaro e Bianca, a posto. Allora ritorniamo. Ah beh, mi dicevano che o si sbriga o chiamiamo il carro attrezzi, quindi neanche poi la teniamo lì tutta la giornata. A posto, allora ritorniamo al nostro spettacolo, il piatto lui mi dice, chiamiamo a premiare il vice sindaco Collesi, Caselli, eccolo qua. E allora, diciamo, prendiamo la targa, questo è il miglior piatto, allora il miglior piatto, ma cambia tutto un po', guarda un po' i primi che ci abbiamo, fermi là. Il miglior piatto, eccolo qua. Allora, il miglior piatto è il piatto numero uno, il campione numero uno che abbiamo assaggiato. Quaglia, il lettino di polenta con versa e crostino di patè. Ottima la presentazione, con profumi eccellenti, ottima la cottura della quaglia, piatto fantastico e complesso, da provare assolutamente. Vince il ristorantino Il Terrazzone. Eccolo qua, e un bel applauso qua, eccolo qua. Allora, siamo, eccolo qua. Un applauso al cuoco, ormai lo conosciamo. Diamogli allora ufficialmente questo premio. Puoi ripeterci con cosa ha vinto? Quaglia, il lettino di polenta, con versa e... Puoi ripeterci con cosa ha vinto? Quaglia, il lettino di polenta, con versa e crostino di patì. Ecco, e il motivo perché ha vinto... Ottima la presentazione, con profumi eccellenti, ottima la cottura della quaglia, un piatto fantasioso e complesso. E allora, ripetiamo il bel applauso. Ma allora,
se siete degli abitué, se siete degli abitué di questa mostra del tartufo, vi accorgete che lui farazia di premi. Il presidente dell'Avis è disperato perché questo o gli chiede un aumento, ormai è pronto per quella trasmissione televisiva che si chiama La prova del cuore. Ormai lo dico io. Va bene, però mi dicono che ha firmato per 5 anni. Benissimo, grazie, ringraziamo il vice sindaco, ringraziamo Coso e adesso poi ti richiamiamo dopo. Ciccio Scalpita da sotto, Ciccio Scalpita. E allora se Scalpita Ciccio bisogna chiamarlo, perché sennò dopo in cavoli, eh. Se mena, mena. Allora signor. Allora, ecco a voi Ciccio! L'uomo. Oh, mi hai preso sempre in giro, eh! Dai, da prima! Allora dai, sono pronto. No, perché ieri sera ho bevuto, ma qui con me sono un'altra persona. Ho capito. È il problema che ti assete a camaclato. Ah, eccola! Va bene, dai, No, volentine, qua, riguardo alle vetrine. Vado a bere, un attimo. Riguardo alle vetrine di Amsterdam, qua c'è le spiritose, lì sono tutte in regola, ste ragazze. Lì sono visitate dal dottore. Una la mattina arriva dal ginecologo a visitarsi, gli ha detto il ginecologo, ma lei durante il ciclo ha perdite abbondanti e anche 1.000 euro al giorno. Grazie a Pecchio! Ale Maria! Perché quando raggiungi l'orgasmo e me dici mei? Ade perché quando hai raggiunto non ci sei mei? E che vado al dottore, fa o dottore, io tutte le mattine le sei vado in corpo. Mi fa il dottore, pure volerti così, e te il problema che io massa le otto. In un grande circo muore il gorilla maschio, la gorilla femmina, pure pensare con me. Andare in Africa a comprare un gorilla costa troppo. Allora il padrone del circo gli chiede, ma il guardiere, ma Mario, ad è Mario, ci sarebbe da coprire la gorilla per 2.000 euro. Ha detto, che problema c'è? Gli mette una coperta. Ha detto, Mario, non capisci, ci sarebbe da fare un rapporto con la gorilla. Che problema c'è? Ha detto, guarda che il rapporto si pone, chi porta a mangiare, chi porta a bere, la porta a spazio. Mario, fammi capire, faria a fare la morsa alla gorilla per 2.000 euro. Ha detto, va bene, a 3 condizioni. La prima, se il posfè a lungo candido. La seconda è la dar sapere su, eh? E sti 2.000 euro, ti posso a te a rate? Non è arrivata questa, No, non è arrivata. Perché? È troppa nuova, più acqua al pompe vecchio. Ma dopo? A del babbo, tu è la nona? La nona è caduta dal terrazzo. E adesso? Adesso è salita in cielo. Ma Madonna che rimbaccio! Avete un'altra nuova? C'è un tutte le notte sogno da guidare un camion da Bologna a Bari. E alla mattina quando sta sopra, rette, pensa a fare tutto. Tutta la notte a guidare questo camion, la mattina è stufa. Allora va dal dottore, dal psicologo, gli spiega il fatto, fa guarda dottore, io tutte le notte sogno da guidare un camion da Bologna a Bari e alla mattina quando sto sogno, sta facendo. Un po' spetto, mi fa il dottore, te fa una roba, e il camion porti fino in Ancona, da Ancona a Bari te il corgiovino. Va bene, questa se lascia, incontra l'amica e l'amica dice, guarda che c'è un problema anche io, tutte le notti sono da fare la morsa a 10 ragazze, una diversa dall'altra, e la mattina quando mi sveglio, che sta a fare più? Questi fanno, perché non vede questo dottore da questo corno? Ma aiutate anche a me, questo va dal dottore, dopo un po' Sarveni fa, allora come Ida? E con voi che Ida? Le dom la tolta. Ma però adesso mi trovo a guidare il camion ancora a Bari. Grazie! Grazie Ciccio, dopo ci vediamo perché non è finita qua. Allora andiamo veloci questa volta, così eliminiamo tutti i premi.
perché mi sembra più che giusto dare il loro spessore. Allora chiamiamo di nuovo il nostro amico sommelier, eccolo qua, gli ridiamo il microfono, ecco qua. Come va? Tutto a posto, eh? Sì, sì. Allora, adesso invece... Vino. Vino, oh, facciamo il... Tu sai che il vino dopo lo diciamo... Ti rubo solo due secondi. Sì, una cosa grandiosa, non si è mai verificato, e questo ti faccio i complimenti a te e a tutta l'organizzazione della festa. Per la prima volta i vini sono eccezionali, tutte le cantine, ben 12 cantine che partecipano qua alla festa, hanno dei vini eccezionali. Ecco, è stata veramente dura anche... L'unico problema è che si abusa sempre e anche stanotte sfoglie con qualche piccolo dannetto, ecco, voglio dire, quindi capite, il vino ve lo diamo buono, consumatelo però nella giusta misura, è vero o no? Certo. Ecco, oh, questo mi raccomando. Io adesso, scusa, ogni volta che vieni su tutto devo interrompere, perché sappiamo il nome di quello che ha sempre questa famosa macchina ed è Picchi Giuseppe. È contenta, la signora è molto contenta, lo portano via, quindi è molto contenta. È un parente, Dio mio. C'è uno che dice fa le gag, la realtà a volte è superiore, è vero, dai, posta sta macchina, Dio, se tu lo organizzi non riesce questo, no. Io pensavo che era di Bobby solo, ma mi sono sbagliato. Va bene, dai Picchi, porca della miseria. Allora ritorniamo al vino. Allora, ecco, dopo le belle parole vince adesso... il campione numero 4. Aspetta, chiamiamo la sempre te vieni o c'è papà, chi è? Allora manda su lui, va. Chiamiamo, abbiamo una par condicio, no, di tutti. Ecco. Allora Fabrizio Rossi, assessore del comune di Apecchio, bravo. Prendi. Allora, a questo punto siamo pronti per nominare la osteria che vince il primo premio. Ha vinto il campione, come dicevo, il numero 4. Un vino senza difetti, con grande piacevolezza, buona sapidità e buona acidità, con un grande equilibrio e una grande eleganza. E il campione numero 4 era dell'osteria Il Chiotto. Forza, eccoli qua, eccoli qua. Quest'anno poi ha vinto un bianco, è vero? Sì, sì. Questa competizione. Una bella foto qua, avanti, che il fotografo vuol vedere qua. Ecco qua, andate avanti, una bella fotografia. Ecco qua. Le motivazioni, ce l'hai le motivazioni? Ecco. Allora, voi adesso vi fermate giù in fondo, l'assessore, visto che c'è, prende l'altro premio, perché dobbiamo premiare quest'anno un'altra cosa, la colazione. Bravo, la colazione di una volta, non sto a spiegarvelo, non è la colazione cappuccino e pasta, è tutta un'altra roba. Ecco. Si parla di gota, si parla di aglietti, si parla di coratella, ecco, è una cosa che non è, il cappuccino con la pasta. Infatti, come detto, ha vinto la coratella d'agnello fatta sempre dall'osteria Il Chiotto. Eccoli! Quest'anno, ragazzi, eccoli qua, bravi, eccoli qua, foto ricordo, eccoli qua, tante belle cose a voi e famiglia, ciao, bravi, grazie, speriamo di vederci il prossimo anno, sempre un piacere, assaggiare le cose con i sommelier, è tutta un'altra roba, molto meglio sommelier che il misogino, Dio vuole.